Ok, prossima missione. Allertantam. La costruzione del razzo procede anche meglio di quanto avessi sperato. Abbiamo tutti i prossimi pezzi che ci servono. Quelle cose stabilizzanti che gli scagnozzi presero al Malmart. Per cui, Gru, puoi rilassarti un momento. Come no? Salve, Gru. Ovviamente. Il piccoletto giallo ha ragione. Sono io, Vector. Se pensi che ti lasci via libera per questa rapina della luna, sei tanto patetico quanto i tuoi sistemi di difesa del laboratorio. Esatto, sono entrato via libera. Una passeggiata. Ho pensato di prendere quelle alette stabilizzanti e usarle per il mio razzo lunare. Proprio così arriverò la luna prima che lo faccia tu. Imprevedibile. Certo, come no? Beh, no, non le ho prese. Però ho fatto sì che i tuoi stratagemmi e trappole ti si rivoltino contro. Quindi buona fortuna con... Ottimo. Non ha fatto un cazzo, però mi ha risistemato nel laboratorio. La mia collezione. Oh sì. Oh, contento lui, contenti nessuno, perché chi ama Vector, insomma. Capiamoci. Ma dai, Gru. Allora, probabilmente dobbiamo già usare... Esatto. Ok, quella orizzontale non l'avevo vista, ammetto. Oh, molto bene. Ecco qua. Troppo vicino. Tra l'altro io qualche tempo fa avevo visto... Sono saltato proprio sopra. Pensavo sarebbe... Avevo visto il minigioco per cellulare dei Minion. E se non ricordo male, c'era una sezione proprio uguale a questa. Allora, aspetta. Dio mio, pensavo di essergli andato contro. Allora, calmi tutti. Ok, fai attenzione. Perfetto, e via. No, è Gru però. Di qua. Ecco fatto. C'è per caso qualcosa, certo. Ah! Ma povero, ma dai! Ma perché? No, ok. Ma povero Minion, stava facendo niente. Ok, allora lanciafiamme. Che ovviamente... Scusami, questa è stata curiosità, volevo capire se era la profondità o no. Volevo solo capire la profondità di quel pezzo. Olè, calmo. Non ho fatto in tempo. Volevo capire il tempo delle lame. E non ho fatto in tempo, scusami Gru. Ok, credo di non farcela da lì. Però da questo lato sì, perfetto. Ok, calmi un attimo, facciamo passare questo, facciamo girare la lama. Mi sa che... Calmo, vai. Perfetto, andata. Non era molto difficile questa. Ma perché dovrei mettermi a... Vabbè, a rovinare i quadri in casa. Come se tu potessi fare meglio. Però sembra il cattivo del secondo film. Com'è che si chiamava? El Macho? Aspetta. Era il robot a forma di sua madre, quello? Ok, calmi un attimo, aspetta. Vediamo cosa succede se... Ok, col vento non fa nulla. Vediamo la teiera. Ta-dan! Ora hai un... Elmo, la teiera grassottella, con il beccuccio è ancora più bella. Se conoscete il film da cui ho fatto questa canzoncina, vuol dire che siete vecchi. O che Italia 1 fa delle repliche di film molto vecchi. Ok. Questo lo mettiamo qui. E via. Blu. Devo farne un altro, ovviamente.
Levi! Bastardo! Tanto rumore per nulla. Allora, aspetta, perché forse dipende dalla posizione. Ma dai! Allora, fallo. Perfetto. Non ci credo. Io pure l'ho pensato, ho detto, vediamo se ci riesco a passare senza esplodere. Bravo. Ok. No, di poco. Ah no, è andata sto giro, perfetto. Ok, dobbiamo metterne uno da elettrificare. Sai cosa? Giusto per sicurezza. Ecco fatto. E via. Che fa male. Cosa dobbiamo fare qui? Ok, questo non si ferma. Però forse... ho capito, allora, calmi un attimo. Ecco qua. Ah, però aspetta, ora che il bottone giallo è fatto, posso... aspettiamo che si abbassa. Addio, minion. Purello. Dio mio, il doppio salto. Non so che cosa ho fatto con... ok. Allora, calmi un attimo, perché questo mi sembra facile, ma potrebbe essere... ecco fatto, e via. Addio. Ah, oh cavolo, pensavo che era solo per quella lì. Ecco fatto. Poi devo mettermi a rubare le cose in casa mia. Vabbè. È stato un lungo discorso da seguire per qualcosa che avevo già. Beh, effettivamente. Hai ragione. È stato un percorso un po' inutile. Era da un po' che non vedevamo lui usare il marmo, eh. Ta-da! Vabbè, dai, ci sta. Carino. Aspetta. Ah niente, i robottini qualsiasi cosa fai esplodono e basta. Insomma, li ha programmati Michael Bay. Kaboom. E la casa di mamma è diventata la casa di Gru. Molto bella, tra l'altro. Proseguiamo. Ok. Beh, questo era molto semplice. Qua invece... sono scivolato, colpa mia. Allora, in realtà questa... credevo di aver subito fin troppo nel film. Questa in realtà è molto semplice, ma per fortuna abbiamo visto che sopra c'era... ma dai! Ma perché tutta sta cattiveria? Gratuita, tra l'altro. Ah, ritornano in posizione. Ecco dov'era la fregatura. Questa eventualità. Ecco fatto. Semplice. Ma proprio senza troppe parole. Ok, qua dobbiamo... esattamente come nel tutorial. Ok. No, troppo. Ecco qua. E via. Poi... Dio mio, che velocità stava andando! Dio mio! Ma che velocità furiosa vanno sti cosi? Allora, aspetta. Ci risiamo! Fammi andare prima da questo lato. Allora, io ho il presentimento che posso farlo anche da questo lato. Quindi ci voglio provare.
Dio mio, mi ha proprio spostato da tutt'altra parte. E io che credevo di aver subito fin troppo nel film. Ok, eccoci qua. Sai che no? Mi sa che la parte esterna non serve a nulla. Complimenti. Forse dovrei adottare qualche bardolo esistente. D'accordo, ora che lo sappiamo, proseguiamo. Che fregatura! Vector, sei tu che mi controlli? Dalla parte giusta. Allora, aspetta, facciamolo passare. Ecco qua. Ecco fatto, aspettiamo che adesso ritorna. No! Ecco fatto. Allora, calmi. Vai. No, e dai, l'avevo passato. Io che credevo di aver subito fin troppo nel film. E io che invece sono in difficoltà con un puzzle del culo. Stare più attento, per favore. Eccoci qua, allora, aspetta. E via. Vai, 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 corri. Dio mio, per un attimo ho pensato mi prendesse. Ok, ci siamo. Ah, ok, questo c'è il giro. Tac, perfetto. No, era l'altro, quello dopo di questo. Non riesco a prenderlo. Fatto. No, cavolo. Ah, ma vedi che allora avevo ragione. Dopo un po' si toglie la ragnatela. Mi pareva troppo strano. Tac. Ecco qua, perfetto. Per un attimo ho pensato che le spine anche di lato mi avrebbero ucciso. Però per fortuna ce l'abbiamo fatta comunque a passare. Perfetto, fatto, allora. Ah beh, questo è semplice. Ecco qua. Questa non era un problema. Finito? Dai.